Questa magnifica cappella fatta erigere da Enrico Scrovegni era forse qualcosa di più di un semplice luogo di culto? Quali erano i veri legami fra questo ricco banchiere, Giotto e l'Ordine dei Cavalieri Templari? Uno dei luoghi più importanti per l'arte mondiale si trova in Italia, e più precisamente in Veneto, nel cuore di Padova. È la leggendaria Cappella degli Scrovegni. Al suo interno, sulle pareti e sulle volte, Giotto, l'immenso maestro fiorentino, compose la sua opera più imponente e magnifica, ma anche una delle più sorprendenti e misteriose. I dipinti, che risalgono agli inizi del 300, presentano infatti caratteristiche singolari e testimoniano conoscenze approfondite e inaspettate in molti campi. La cappella nasce probabilmente come atto di riparazione. Il committente, Enrico Scrovegni, infatti, discende da una ricca e odiata famiglia di banchieri padovani. Il padre, Reginaldo, verrà addirittura collocato da Dante nel settimo cerchio dell'inferno, nel girone degli usurai. Forse, proprio per riabilitare l'immagine familiare, Enrico ordina la costruzione della cappella per consacrarla alla Madonna della Carità. Ma già in corso d'opera, la cappella viene considerata un capolavoro assoluto, al punto che Papa Benedetto XI garantì l'indulgenza ai fedeli che l'avessero visitata. Già da allora, infatti, Giotto era ritenuto un maestro assoluto della pittura, per le sue tecniche innovative e rivoluzionarie, per la modernità dei suoi soggetti. E la Cappella degli Scrovegni, con i suoi 900 metri quadri di affreschi, rappresenta forse la sua più grande prova pittorica. Figure poste in movimento e di schiena per generare un'idea di casualità e di vita comune. Il primo bacio forse mai raffigurato nella pittura post-classica, quello che si scambiano i genitori di Maria, Gioacchino ed Anna, sulla soglia della Porta d'Oro. Finzioni architettoniche per creare prospettive e per dare un senso di profondità. Ma ci sono anche altre sorprese. La prima è nella scena dedicata all'adorazione dei magi, nella quale Giotto usa come stella di Betlemme una cometa che alcuni identificano come la cometa di Halley, da lui probabilmente osservata nel passaggio del 1301. Oggi si sa per certo che la cometa di Halley passò nel 12 a.C. ed è generalmente accettato che la stella di Betlemme non fosse altro che un eccezionale allineamento fra Giove e Saturno. Ma come poteva conoscere Giotto questo allineamento se Keplero lo calcolò per la prima volta solo nel 1604? Era l'astronomia dell'Almagesto, l'astronomia di Tolomeo. Giotto sicuramente la conosceva dalla scuola fiorentina. La Terra al centro dell'universo, le stelle fisse che ruotavano attorno ad essa e sette pianeti erratici, sette stelle erratiche, che erano il Sole, Mercurio, Venere, la Luna, Marte, Giove e Saturno. Ma i misteri della Cappella degli Scrovegni non finiscono qui. La luce che penetrava dalle finestre all'interno della cappella, cadendo sugli affreschi, in determinati giorni creava dei precisi effetti visivi. Secondo il calendario giuliano vigente all'epoca, ad esempio, nel giorno di Natale la luce attraverso la finestra posta sopra l'altare arrivava fino alla parete di fronte, illuminando l'aureola del Cristo al centro del giudizio universale. L'8 settembre, invece, festa dedicata alla nascita di Maria, grazie a un piccolo foro praticato sopra la finestra, alle 9:30 del mattino la luce illuminava esattamente il volto della Vergine. Lo stesso fenomeno accadeva il 25 marzo, ricorrenza dell'Annunciazione, quando un raggio del sole illuminava la figura di Enrico Scrovegni nell'atto di offrire la cappella a Maria. A quali conoscenze aveva accesso il maestro fiorentino?
Nella Cappella degli Scrovegni esistono numerose figurazioni che possono presentare agganci con una cultura astrologica e Giotto comunque qui li esprime in modo criptico, ma sicuramente era stato in contatto con un medico, astrologo e filosofo che si chiamava Pietro d'Abano, che secondo le cronache di Giovanni da Nono gli diede i temi per la figurazione di un ciclo astrologico che decorava il Palazzo della Ragione, il Tribunale, secondo un sistema di astrologia giudiziaria. Pietro d'Abano era stato anche in odore di eresia. Ma c'è un ultimo mistero che si annida fra le figure giottesche. Un mistero che riporta alla contrapposizione fra potere spirituale e temporale, a interessi economici e politici che vanno ben oltre i confini di Padova, fino a raggiungere i forzieri dei più grandi regni europei. Un mistero che conduce direttamente al più potente ordine dell'epoca, i Templari. Il primo indizio è la particolare disposizione degli scranni, che non guardano l'altare maggiore, ma si fronteggiano lungo le pareti laterali della cappella in una disposizione più congeniale ad una sala conciliare che alle funzioni religiose. Decisamente anomala è poi la sequenza delle tre virtù, con la carità posta fra la fede e la speranza, proprio come suggerito da Bernardo da Chiaravalle, il santo che scrisse la regola dell'ordine dei Cavalieri Templari. Ma la rivelazione che viene solo dopo un più attento esame è la presenza della leggendaria Croce Templare, che compare più o meno nascosta in diversi punti. Dipinta sui tre altari minori, scolpita sulla tomba dove riposa Enrico Scrovegni, intarsiata nel marmo, piccola ma decisamente visibile a destra sotto il magnifico affresco del Giudizio Universale, a completare il percorso che porta al Paradiso, e infine sorretta dalla fede nella sequenza delle virtù. Quali e quanti tesori e segreti sono ancora nascosti nella Cappella degli Scrovegni? Le risposte sembrano perdersi nella volta di stelle fiammeggianti che sovrasta e avvolge gli stupefatti visitatori di uno dei più grandi capolavori del Veneto e di tutta Italia.